non si sarebbe mai aspettato un danno così grave nei suoi confronti. Steph Burns, 59 anni, chitarrista del grande Vasco Rossi, 67, ha subito un furto da ignoti ladri, che hanno portato via dalla sua abitazione alcuni amplificatori, cassiere e pedaliere. I ladri, ha specificato il chitarrista sui social, sarebbero entrati all'interno di uno dei box della sua abitazione, sita in zona Maggiolina a Milano. I criminali avrebbero derubato Burns di tutta l'attrezzatura che il chitarrista è solito portare sul palco durante le esibizioni. Steph Burns, il chitarrista di Vasco Rossi, vittima di un furto. Secondo le ultime ricostruzioni, il furto sarebbe avvenuto tra il 18 e il 28 febbraio scorso, periodo in cui Steph Burns è stato fuori casa. Sicuramente l'assenza del padrone di casa ha facilitato non poco il lavoro dei ladri, i quali avrebbero acceduto al garage superando, in teoria, il cancello della rampa e scendendo fino al piano 2 dove ci sono numerosi altri box. Il tutto è ovviamente da confermare, al momento nulla è stato confermato. Il chitarrista di Vasco Rossi, di origine statunitense, è saltato anni fa agli onori del gossip per il suo matrimonio con l'ex velina Maddalena Corvaglia. L'artista musicale non ha ancora presentato formalmente una denuncia per quanto accaduto lì, ma si è limitato a lanciare un appello su Facebook, in cui ha chiesto di non acquistare particolari strumenti, con tanto di descrizione dettagliata, invitando gli utenti del web a segnalare nel caso di un ritrovamento della sua attrezzatura. Chi è Steph Burns? Il vero nome di Steph Burns è Stefan Birnbaum. È nato ad Oakland il 26 giugno 1959, e dal 1995 collabora con Vasco Rossi. Steph ha un curriculum di tutto rispetto, potendo vantare una prestigiosa collaborazione assieme all'indimenticabile Alice Coyote. Negli ultimi anni, Steph Burns ha coprodotto l'album insieme ad altre icone nostrane quali Riccardo Fogli e Roby Facchinetti. Vasco imbrogliato con dei diamanti. E Steph Burns non se la passa bene, non può dire diversamente Vasco Rossi, il quale è stato protagonista negli ultimi tempi di un'altra situazione indesiderata. Il rocker italiano avrebbe infatti investito la somma di 2,5 milioni di euro per l'acquisto di alcuni preziosi diamanti dal valore gonfiato. Decine in realtà i VIP truffati in questo modo, tra cui Simona Tagli e Federica Panicucci. Come leggiamo da Grand Hotel, tali pietre preziose erano proposte da alcune banche come un buon investimento. Tali diamanti appartenevano in verità a società esterne, che li vendevano a prezzi più elevati rispetto al loro valore reale. L'assistente di Vasco ha dichiarato che apparentemente l'affare fosse sicuro. Dicevano: con i diamanti nessun rischio,